magari mi temo che stanno avanti più di loro, non si sa più cosa dire, avrebbe chiamato la musica, cosa molto fa, però ecco, è il lavoro di voler mettere in tutta zona, o meglio, dare corso a una coniugazione tra necessità, probabilmente, che non fa cantare, e necessità artefatta con il mio barone della comunità di Valle e la soluzione di un contesto che è stato gestito grazie a un vino dove il 40% del vino della comunità di Valle e sembra che addirittura sia veramente una volontà, una forza per dire la sera. Detto questo, va anche sottolineato il balletto di Vicenza, per poi dire che comunque ci vorrebbero 600.000 euro per l'agricoltura e poi è un problema oggettivo, perciò si parla di 4 milioni per la rete radiale, probabilmente a vederti, il centro, nel centro urbano per destinare a partire. Quindi credo che questa sia una situazione assolutamente scandalosa per una... Per un sistema, quello delle comunità di Valle, che sono state finite da queste serie, che adesso invece serve per fare sedi politiche, sedi non tanto amministrative, perché in questa contingenza, in questo momento di crisi, ecco, penso di spendere la Valle dei Laghi 3 milioni di euro per poi avere il potere di decidere di imporre anche il settore, tanto per i comuni, credo sia una bestemmia rispetto al sacco. Allora, a fronte di questo, ci permettiamo primo di sollevare il problema, secondo di dire al barone neo presidente che forse va ripensato perché ci sono una serie di comuni, no? Che sono disponibili, voglio dire che basta coinvolgere, visto che i comuni sono sempre stati disponibili alla gestione delle problematiche, delle tematiche, ma anche comunque delle imposte. Allora, a fronte di questo, dovrebbe evidenziare un fatto. Primo, le comunità di Valle sono inutili, lo sappiamo, ma comunque Dellai e compagni le hanno come dire, confermate. Un atteggiamento politicamente censurabile nel suo referendum, perciò il silenziamento che c'è stato sul referendum. Secondo, le sedi delle comunità non è una questione tra immobiliare, ma è una questione di sostanza. Se vogliono la sostanza, allora prima di pensare a far casa, pensino a far famiglia, che forse sarebbe principale. Volontà dell'inceneritore, perciò delle volontà provinciali, chiediamo che ci sia una comunità autonoma, ma soprattutto autonoma nella gestione del territorio, perché se la comunità diventa la giacca di chi governa a Trento, probabilmente veramente sono il fatto di quello, o meglio dei principi rinunciati nella loro emanazione. Chiediamo venga ripensato questo acquisto, chiediamo che a fronte di questo si dica prima dove si fa la crisi, eccetera, eccetera, ma ancora prima della casa, ripeto, vorremmo capire quali saranno le attività, cose che ancora non sappiamo. Come ultimo, per quanto ci riguarda, noi chiediamo che la comunità di Valle si esprima come si sono espressi i comuni della comunità, eccetera, eccetera, contro l'inceneritore, ad esempio, contro il biodigestore, non l'inceneritore, finché non ci siano fuori i sistemi creati per fare quello che in questo momento di crisi e di difficoltà, ci vuole veramente uno stop di pensamento, perché con i soldi degli altri siamo capaci di pensare a quello che Trento può fare. Da ultimo, secondo, ecco, questa non può essere la campagna elettorale di Dellai o di Valle. Grazie.
cooperativi piuttosto che noi per correttezza siamo al corrente delle minoranze, noi crediamo che sia giusto che loro si muovano, noi invitiamo i nostri lettori, i nostri simpatizzanti a firmare e a sottoscrivere, lasciamo a loro l'iniziativa perché loro è stata l'iniziativa, per quanto ci riguarda la condividiamo, anche perché hanno posto come dire, problematiche, tematiche di sostanza, non di forma o comunque ideologica. E come sempre queste minoranze, queste aggregazioni si sono mosse come con grande intelligenza, come con altrettanta grande intelligenza si mossero nel momento in cui volevano fare il biodigestore della zona da prendere. Cioè, si stanno muovendo ancora? Lo so, perché di fatto... Dal percorso partecipato è uscito il sì al biodigestore? Beh, chiaro che è uscito il sì, perché adesso questo giochino delle insomma dossi europee chiaramente si sta rimettendo in gioco un meccanismo perverso, peraltro, dove si fa passare per scelte di maggioranza scelte che la maggioranza della anche nel primo, addirittura c'è l'atto arrogante, assolutamente inaccettabile, di non far passare la delibera dell'acquisto addirittura nella comunità, perché vorrebbero fosse una delibera della giunta. Questo è un atto fatto gravissimo, che va sottolineato, cioè proprio inaccettabile la forma e la sostanza, ma anche il primo atto di questa comunità, perché se il primo atto è un atto di arroganza e di imposizione, possiamo immaginarci quali saranno gli atti successivi, che non è secondario questo, perché nel momento in cui una comunità neocostituita, che noi diciamo essere inutile, ma comunque viene bypassata per fare una scelta strategica, immobiliare, che dovrebbe coinvolgere tutte le comunità, perciò che miseria sentire il consiglio, il cercare, peraltro attraverso il gioco delle cifre, di farla passare attraverso una delibera di giunta, non attraverso una scelta del consiglio, che sia non un atto gravissimo, ma un atto veramente da golpe immobiliare. Questa macchina, proiettiamola adesso nel futuro, per qualche anno dovremo sopportarcela finché qualcuno non impugnerà qualche parte di questa legge istitutiva e magari riuscirà anche a ottenere una dichiarazione di incostituzionalità, a questo punto casca tutto, eccetera. Però cerchiamo di vedere adesso sul banco di prova, non decolla, spendono soldi ma non decollano. Ma nel momento del decollo la prima parte di competenze sono competenze comunali che vengono trasferite alla comunità. Ergo vengono distolte risorse dai comuni, che sono risorse umane oltre che competenze, portando oneri, portandoli su questa comunità. Allora io dico, una similitudine che sta accadendo adesso è quello che giù Monti chiede la rivisitazione della spesa interna all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni a partire dalle istituzioni centrali. Bondi arriva, il commissario ha nominato i commissari e non ha una struttura. È stato detto, tu non devi caricare di costi, ma tu vieni qua, Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prenditi una parte di uffici e che lavorino per te. I comuni dovrebbero fare esattamente la stessa cosa, noi non faremo più A, B, C e D, questo lo farà la comunità, prenditi questi uffici e queste cellule e falle funzionare. Raccordale come vuoi tu, poi farle raccordare. Se tu volessi fare un servizio, una funzione, diciamo, razionalizzando al meglio la spesa. Qua sembra che si parte dall'opposto, tolgo competenze comuni, faccio arrabbiare tutti, do un grado di disagio in più ai cittadini che avranno un balzello in più, un ufficio in più, carte da portare da una parte all'altra, cioè un livello amministrativo burocratico in più e oneri, costi, perché qua vediamo che si parla solo di investimenti,